L'idea di questo progetto era di creare, diciamo, un nuovo network tra Bologna e Berlino, in questo caso, di mettere insieme delle istituzioni insieme con delle gallerie private, quindi c'è una cosa istituzionale e tra l'altro anche di mercato, e di farli fare insieme una iniziativa, una esposizione, che tutti quanti lavorano su un tema. Quindi l'abbiamo messo insieme le gallerie berlinesi con varie gallerie di Bologna, l'Accademia delle Belle Arti, Teatri di Vita e Cubo Unipol. Macrocosmi, organismi fuori centro, è un progetto che si muove nel terreno rizomatico della contemporaneità e in questo modo, in questo territorio rizomatico che non ha un centro prestabilito, non è gerarchico e chiaramente è sempre fuori fuoco come sempre nella società contemporanea e ci si trova a transitare e i quattro artisti coinvolti nel progetto dello Spazio Cubo hanno veramente lavorato su questo concetto di mutazione e sul concetto di abitare un luogo fortemente connotato come spazio cubo e dentro al quale le loro opere hanno cominciato prima a risiedere e poi a trovare veramente una loro dimora prestabilita. Ingeborg zu Schlesing-Holstein, un'artista tedesca che lavora su grandi campiture verticali, lavorando su, come dire, su un messaggio molto traslato e molto profondo e ha interpretato splendidamente le strutture mobili dello spazio, inglobando con i suoi pannelli e proprio abbracciando le strutture architettoniche. Stefano Ronci è un artista installatore con una un'ampatrice piuttosto concettuale e anche lui ha scelto di, come dire, indagare tutta una serie di forature presenti negli spazi della mostra, producendo il lavoro forse principale rispetto alle sue opere, evidentemente le altre sue opere, in questa installazione che è composta da 2015, volutamente, e pastelli che l'artista ha disposto in una parete bucherellata e che in quel luogo vengono a formare dei micro e dei macrocosmi. E una parte, il residuo di questi pastelli, si vengono poi a perdere, perché sono stati evidentemente temperati, sulla pavimentazione di Spazio Cubo. Ettore Frani è un pittore, puro, che è riuscito a lavorare per frammenti, di più di quanto non faccia abitualmente, componendo due grandi installazioni che dal titolo di asistolica, che è una parola inventata, inesistente, e laddove c'è una sorta di spirale che raccoglie degli organismi biologici, e invece due quadrilateri, uno più raccontato e uno più scomposto, che accolgono veramente degli organismi che vanno anche loro dal macro e al micro e sono comunque dei racconti anche di oggetti naturali. Gianni Moretti è un artista che lavora con la carta e Gianni Moretti ha costruito una parete che non c'era perché ha scelto di lavorare dietro una struttura lignea verticale illuminata e scegliendo una specie di uccelli, i rapaci, che per definizione sarebbero degli organismi, dei corpi molto forti, dominanti, che però tra le installazioni, tra queste campiture di nero su nero, svengono a perdersi, ad arrivare fino al limite del collasso in queste forti strutture verticali che veramente accompagnano e accolgono lo spazio che le accoglie.